Bella ragazzi, qui Capusco, ben ritrovati nel mio canale. Sono qui oggi insieme a voi ragazzi sul primo video su GTA 5. Sono qui oggi, signori, però volevo fare un video online, ma purtroppo, come vedete, andiamo subito a vedere il file di aggiornamento non me lo scarica. E purtroppo c'ho pochissimo tempo per registrare e soprattutto non so se mi state seguendo un attimino su Facebook. Sto passando veramente un periodo difficile della mia vita e cercherò il meno possibile di condividerlo con voi, ma cercherò il più possibile di farvi capire che sto passando un periodo dove purtroppo è successa una cosa che è la vita, ragazzi, quindi bisogna reagire. E fare video per me mi aiuta molto. Infatti, vedete, cioè Franklin lo sta anche facendo, bisogna reagire, ragazzi. È una cosa che YouTube mi aiuta molto, tantissimo, proprio mi aiuta a distrarmi. Quindi quando farò video me la sentirò, però probabilmente adesso magari dirò queste parole, poi domani registro 8 video, può darsi. Però se per un po' non vedete post su Facebook, non vedete video pubblicati, è proprio per questo motivo qua, proprio perché non sto benissimo psicologicamente. Purtroppo io, siccome non sono un attore, quindi io comunque quello che sono su YouTube sono nella vita reale, quindi probabilmente molte volte mi vedrete un po' giù, però cercherò sempre comunque ragazzi di reagire e farvi divertire e divertire me stesso soprattutto, perché se non c'è quello non c'è il resto ragazzi. Comunque, allora io stamattina ho giocato un po' a GTA e come vedete sì ragazzi, questo è GTA perché GTA 5 è in prima persona, come può essere anche in terza persona, come vedete, cioè veramente basta veramente un attimo per cambiare. Mi chiederete perché hai preso GTA 5 per PS4 se ce l'avevi già per PS3? È semplicissimo, ragazzi. Io ho preso tutti i GTA che sono usciti nella storia, quindi io non vedo perché non debba prendere GTA per Next Gen. E soprattutto perché, ragazzi, guardate che spettacolo! Nel senso, adesso voi qua non vedrete, ma sembra davvero di essere a GTA. Abbiamo anche tantissime varie cose, come vedete qua, anche il telefono, ok? E la voce del telefono la sentirete nel joystick e non appunto nelle cuffie, non sento quello che mi sta dicendo, quindi io shut up, motherfucker. E adesso noi andremo a prendere la nostra bella macchinuccia e andare a fare un giretto per Los Angeles, non fare missioni, eccetera. Quindi, ragazzi, non vi spoilerò nulla di questa cosa qua. Vi dico già subito che la visuale in prima persona sarà abbastanza difficile ad abituarsi perché, raga, è veramente. Da un certo punto di vista è anche abbastanza scomodo. Allora adesso devo un attimino. Ok, non passa nessuna macchina. Perfetto. Allora, signori, andiamo subitissimo a vedere. Come prima cosa, cioè, è ovvio che noi andremo qua, giusto per riprenderci un attimino. Perché come primo video l'unica cosa che posso farvi è questa. Perché. Volevo dire. Beh, perché non va più? Ah, si fa così, ok. Allora, volevo già subito dirvi, ragazzi. Allora, lasciate un mi piace, un commento se volete il ritorno delle streaming su Twitch e appunto le ripubblicazioni sui video e i video su YouTube. E poi, ragazzi, attenzione, tanta roba, torneranno gli spaccati a merda, ragazzi. Gli spaccati a merda su GTA Online insieme a Frax, a Dredd, a Ron, a Johnny, a tutti coloro che vorranno partecipare a questa grandissima cosa. Andremo tutti insieme a Mignotte, in prima persona, scusate, andiamo tutti insieme a spaccare un po' di culi. Allora, qua ci sono i buttafuori. Ciao, bomberissimi, andiamo subito a fare un giro. Have a good time, you too, man. Ok, eccoci, yes. Raga, non cambierà praticamente un cazzo sta roba qua, perché comunque prima persona c'era già. Questiamo un drink a 10 euro. Ciao, bomberissima. Prendo uno di quelli, che cazzo mi guardi? Ok, grazie. Oppala. Giù i bicchieri, giù i pensieri, ragazzi. Sui bicchieri, giù i pensieri. Ok, sono già un po' stonato. Questo qua, che cos'è? Bin Laden, questo. Resuscitato. Vabbè, comunque. Cos'è? Uno del Napoli c'è? No, Hopkins, non esiste del Napoli. Ciao, signorina! Una schedina? Mamma mia. Se adesso ti piace, nel retro mi vedrai. Sì, per uno spettacolo avvicinato. Non è che mi fa impazzire, anche se la scelta non è male. Per accettare uno spettacolo per rifiutare. Quei soldi mi servono per la droga, baby. Stronza. Butta, bitch, whore. Un altro Bin Laden, sono tutti abituati così. Ma c'erano negli altri GTA questi personaggi qua? Vabbè. Comunque, questa no. Questa è. Oh, raga, questo qua c'ha la voce da uomo. Madonna, che schifo, via. Oh. Via, 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 via. Questo qua c'aveva la voce da uomo. C'aveva la sorpresa, c'aveva l'elastico. Comunque,
Andiamo a vedere qui, questa qua dove sta andando. Hey baby, what's up man? Hey, ti ho detto non entri. Scusa. Oh, ci sei ancora tu? Diciamo che per adesso sei la numero uno. Oh, mi si presenta un'altra. Così dai ragazzi, però non mi puoi mettere sul piatto della gente una roba del genere. E poi, cioè, signore, tutti gli effetti, la prima volta in uno strip club? No. Cioè, su GTA no, nella vita reale non l'ho mai fatto, ragazzi, perché sono fidanzato e rispetto la mia amata. Andiamo nella stanza? No. Quindi via da qua, via, absolutely. Raga, io quasi uno spettacolino. Vabbè, dai, raga, non... cioè, sono troppo pervertito. Quindi, ragazzi, sapete cosa vi dico? Io adesso esco, tanto... è inutile, tanto devo pixelare tutto se faccio una roba del genere. Quindi sapete cosa vi dico? Zucca, figlio di puttana, cosa fai? Butta fuori che con un pugno ti ho steso? Testa di cazzo! Ma sei anche da solo? Le armi. Oh, il cellulare, mamma mia che figata. Dai, non posso neanche andare, non posso andare neanche nell'online. Questo è internet, ovviamente è uguale al resto, mi sembra. Io voglio provare ad andare online, non si può. Per accedere a Grand Theft Auto Online devi aggiornare il gioco. Questi cazzi, non me lo fai aggiornare, stronzo. Allora, sapete adesso cosa vi dico? Andiamo dall'armaiolo. Ma ce li ho dei soldi io da parte? Quanti soldi ho? Non li vedo. $318, ciao! Sicuramente posso fare tante cose. Se dobbiamo fare 2 chilometri a piedi. Eh sì, in macchina. Via! Dico la verità, ragazzi. La prima persona è un po' vistona. Dopo un po' vi abituerete, ma dopo un po' vi stancherete. Quindi alla fine GTA Online, ragazzi, va preso... cioè, GTA va preso per PS4, soprattutto per l'online, comunque, per quelli che l'hanno venduto, per prenderci la Play 4. Dico, vabbè, l'abbiamo venduto. Poi ci sono tantissimi nuovi veicoli, nuove canzoni, che per adesso ho sentito sempre le stesse, poi. E poi per tantissime altre cose, poi la grafica ovviamente, poi se volete vivere Los Angeles veramente per com'è, perché andate a vedere nel mio canale appunto Vita Los Angeles, GTA nella vita reale, è veramente qualcosa di incredibile, ragazzi, veramente favoloso, davvero. Oddio, scusa! E adesso andiamo a prendere le armi e vorrei fare un attimino un paio di inseguimenti che vi faccio vedere il joystick quando c'è la polizia. Che figata è! Qualcosa di epico. Oddio, mamma! Oddio! Oh, mamma mia! Cazzo! Ehi, bitch! Quando suona il clacson ovviamente si vede la mano che si gira. Si vedono le luci quando si accendono, vedete, guardate le luci. Sono anche le abbaglianze, cioè, raga. Cioè, questo vi fa capire già il fatto che dite, vabbè, Rockstar, cioè GTA esce pure dai, mi hanno fatto fare il giro della Madonna. Cazzo, allora rifacciamo sto giro, va là per piacere. Allora, di qua dobbiamo andare. Guerre Glavor, dobbiamo fare tutto il peri... no, vabbè, siamo qua, dai. E voi penserete, cazzo, GTA 5 Remastered, è un remaster che schifo. Ma secondo voi, ragazzi, Rockstar, che è una delle software house, se non la migliore che c'è in assoluto, vi delude in questo modo? Ragazzi, GTA va rigiocato, GTA va giocato da cima a fondo, soprattutto l'online va sfruttato a pieno, perché l'online è fantastico. Ovvio che la prima persona magari può essere un qualcosa di superfluo, ok? Non è necessario avercela per forza. Esaminiamo le armi, vediamo se c'è qualche arma nuova in più. Allora, qua non vedo niente di nuovo. Allora, questo costa $1,400 e non ce l'ho. Questo costa... madonna mia, raga, non ho niente. Andare a fare una rapina. Il problema è che con cosa rapino? Oh, con questo. 350, no, dai, allora andare a ammazzare qualcuno. $100 col coltello. Oh, facciamo così. Sì, salviamo. Allora, raga, io ho il coltello. Ok, così ci si gira. Com'è che si faceva a cambiare arma? Disarmato, coltello. Ok, io con sto coltello, raga. Ok, così c'ho il coltello. Allora, facciamo così. Andiamo a fare un po' di... ah, cazzo, scatto con R3. Con L3. Devo trovare qualcuno. Poi, raga, ovviamente nelle live streaming andiamo sul Monte Ciglia, andiamo sui grattacieli, facciamo di tutto, ragazzi. E lo faremo tutto insieme, tutto in live. Allora, adesso vorrei rapinare la macchina. Che cazzo mi suoni? Wait, bitch, get out of the way. Grand Theft Auto, grandi ladri d'auto, ragazzi, abbiamo anche comunque... bam!
Dammi i soldi! Stronza! Sono povero! Guardate la polizia! Cioè, raga, quanto è fenomenale! Oh, qua c'è la gang del bosco! Dove cazzo vai? C'hai paura? La radio della polizia la sentite qua, dal joystick, raga. Quando c'avete le stelle. Hey you, bitch! Get out of the way! Cazzo. Dove vai? Ehi, bitch! Vieni qua, bitch! Ti accoltello, bitch! Bam! Mamma mia! Oddio, mamma! No, scusa, scusa, scusa! Merda, mi hanno ucciso, no! Io volevo massacrarlo. Che cazzo, raga, davvero, io non riesco a fare niente perché io volevo giocare online e purtroppo sono messo così oggi, quindi probabilmente questo video non è un video dei migliori. Diciamo che comunque potrei fare anche trucchi che alla fine, però non so se ci sono ancora. Insomma, volevo tenervi aggiornati anche sulla mia situazione psychological. Adesso mettiamo un attimo la telecamera normale, perché tanto, come vedete, c'è veramente simile, però i colori sono molto più saturi. C'è molto più, è molto più figo, dai ragazzi, non potete dire di no. Cioè, guardate qua, sembra di essere davvero nel paradiso. Poi 60 frame al secondo, che sicuramente vi farò vedere 60 frame, qualcosa di ipergalattico. Adesso, tu, ma che cazzo fai? Mi guardi? Deficiente, muori! Guarda, dove cazzo va questa? Ha pensato di scappare con me, poi ci sono gli H a vigili del fuoco. Bam! Yeah, bitch! Bam! Mamma mia! Prendiamo a pizza tutti! Bam! 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 Mamma mia, ma che craniate danno! Spam! Doppia! $17! Bam! Altri $20! Sì, però non mi devo far beccare, raga, perché sennò poi dopo mi riscano... Con l'assicurazione! Gli ho fatto cascare gli occhiali! Dove scappa? Secondo me questo qua c'ha i soldi. Tu c'hai i soldi? Bam! Non hai soldi. Ma cosa vuole questo? Oddio, mamma. Oh cazzo. What the fuck, man? Bam! 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 Oh my god. You wanna fight with nigga? You wanna fight nigga? Cazzo, cazzo. Sono morto. Aia. Vabbè, raga, senza armi è così. Dai. Comunque, signori, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento. Scusatemi per il video, ascoltate veramente il discorso iniziale, ragazzi, perché è veramente importante per me. Ditemi cosa ne pensate. Se volete live Twitch su GTA, arriviamo a 15.000 mi piace, ragazzi. Ma non tanto per il video, ma per quello che ho fatto, ma tanto per il gioco, il titolo in sé e per le attività che potremmo fare tantissime attività insieme. Adesso devo recuperare anche il mio personaggio, solo che è appena disponibile l'aggiornamento, perché vediamo se è disponibile. Adesso vi faccio subito un video, ragazzi, altrimenti no. Niente, non si può. Vabbè, sti cazzi. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Lasciate un mi piace, un commento. Qui da Gabriel Square è tutto. Bye, ragazzi.